circa un annetto, e proprio volevo collegarmi a quello che diceva Roman, se non sbaglio, Robert, che appunto da un mesetto a questa parte abbiamo iniziato da poco a fare delle attività nelle autogestioni, e quindi nelle scuole, nei licei di Milano, quando riusciamo fuori, e in queste che abbiamo ribattezzato tra l'altro Way in Classe. E in questi casi appunto andiamo proprio a toccare quello che tu hai anticipato, cioè l'Europa nel concreto cosa fa per i giovani, che può essere parlare del Discovery Europe, che è il biglietto di viaggio che l'Europa paga completamente solo per i neodiciottenni, o può essere quello che è stato fatto sul roaming gratuito in tutti i paesi dell'Unione, o ancora la campagna sulla plastica ad esempio, che è una cosa che ha fatto l'Unione Europea, che il nostro paese non avrebbe altrimenti insomma affrontato. E quindi siamo un'associazione che da un lato produce queste tipologie di iniziative nelle scuole e dall'altra parte poi produciamo altri progetti più diciamo semplici, che possono essere raccontare un po' le origini dell'Unione Europea, perché poi anche quando si va nelle scuole si vedono sempre due cose: da un lato un po' l'ignoranza di quella che è la storia, dall'altro però il più grande entusiasmo invece una volta che la si racconta, e una volta che si raccontano anche i progetti che sono in ballo. Quindi, come dire, poi l'Unione Europea è bravissima a fare siti che sono anche impeccabili, ma finché poi nessuno va a presentarli, a dire guardate, a intercettare effettivamente la persona e dirglielo, non, è difficile davvero rendersi conto. E quindi noi cerchiamo proprio di fare questo, cioè di ridurre le distanze un po', fare da ponte, e soprattutto per i più giovani cercare di creare una relazione anche con questo livello che è la comunità europea che esiste. E adesso